Il pugile Daniele Scardina è in condizioni stazionarie ma gravi, dopo l'operazione d'urgenza al cervello subita martedì sera per un'emorragia cerebrale estesa. L'intervento si è concluso intorno alle 23 e ha avuto esito positivo. È stata una delle persone vicine alla famiglia a dare le prime notizie, successivamente è stata l'Organizzazione Pugilistica Italiana a fornire ulteriori informazioni sullo stato di salute di King Toretto, il suo nome da combattente. Daniele ha superato l'operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell'equipe medica. Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Scardina, 30 anni, boxer professionista dal 2015, è ricoverato nel reparto di neurochirurgia della clinica Humanitas di Rozzano. È in una situazione clinica difficile, preoccupante, delicata. Solo il decorso nelle ore successive potrà dire se riuscirà a vincere l'incontro più importante per la sua vita. È arrivato in ospedale intorno alle 17 di ieri in codice rosso, trasportato in ambulanza per un malore accusato al termine dell'allenamento. Scardina ha avvertito un dolore all'occhio e a una gamba e ha poi perso i sensi. Ma non mentre era sul quadrato, subito dopo aver subito un colpo alla testa, bensì nello spogliatoio, dopo aver concluso la sessione tecnica come da tabella di avvicinamento all'incontro. Aveva effettuato qualche esercizio defaticante e nulla lasciava presagire quali fossero le sue reali condizioni e cosa sarebbe accaduto di lì a poco. Poi è svenuto e da quel momento si è spenta la luce. E la velocità dei soccorsi lo ha condotto in tempo utile in clinica. Amici, parenti, compagni di palestra e colleghi di Guantoni per adesso sono aggrappati con ansia a una sola cosa: sapere quando sarà finalmente fuori pericolo.